viaggio nel sud-est asiatico, e siccome ci facevo sempre regali un po' strani, ma facciamo viaggi fuori dall'Italia, e ha fatto questo regalo particolare che come chiamarlo, come descriverlo, insomma, ha deciso di portarlo qua per farlo valutare da Alessandro Rose e capire un po' quanto vale. Allora, vediamo se indovino. Sì, un oggetto per polvere da sparo. E poi ci pulisci la canna del fucile. No. Uno scovolino da bagno, no? No, cannocchiale. Brucia le lenti. Facciamocelo dire da Stefano, dai, il prossimo venditore. Sì. Ciao. Buon anno. Benissimo, grazie. Ciao. Piacere. Allora, da dove vieni? Da Bergamo. Che cosa fai a Bergamo? Faccio per metà dell'anno in un hotel a 5 stelle per cani, lavoro. Per cani? Sì, solo cani. Cani e gatti, però sono più cani, diciamo. Dopo ci scambiamo il numero. Vuole perché che... bisogna che... Senti, sono molto curioso di capire che cos'è questo oggetto. L'avete ancora scoperto? No, pensavo fosse un piumino per pulire le angole nascoste. Uno astuccio penico di una tribù della Papua Nuova Guinea. Uno astuccio penico. Penico proprio? Sì, di una tribù della Papua Nuova Guinea. Sarebbe un po' la loro mutanda, possiamo dire, diciamo, dai. Cioè, questa è una mutanda? Sì. È in cute timore questa cosa? Ma anche ridere, dai, più che altro. Sono altre culture, ridere. No, diciamo. Tanto che lo vedi, ci rimane un po', insomma. Cerchiamo di tenere il livello di analisi su quello che sono degli oggetti tribali, con tutto il rispetto dovuto, insomma. Certo. Alessandro, il nome esce? Sì. Allora, Coteca è il nome di questo, diciamo, accessorio, chiamiamolo così, tribale. È appunto un astuccio penico, è diffuso in più continenti, non solo, diciamo, in Oceania, ma anche in Africa. Viene portato legato con delle corde al bacino. Andando nello specifico di questo, un oggetto un po', diciamo, turistico, perché chiaramente è un oggetto curioso, un oggetto divertente. Quanto pensi possa avere? Non saprei, sinceramente, non ti curiosata, non saprei proprio. Ho posto per sapere cosa dice l'esperto. Chiedetelo, dai. Quanto vale? Allora, come ti dicevo prima, questi popoli, queste tribù avevano capito che questo era un oggetto che incuriosiva e interessava i viaggiatori. Questa era anche abbastanza semplice da realizzare, perché è una zucca essiccata e svuotata. Quindi hanno fatto, per me è semi nuova, insomma. 15 anni fa più o meno è andata. Sì, certo che se fosse un Coteca nei primi del Novecento, documentato, arriva da quella tribù, l'ha portato quel determinato esploratore, è tutto un altro discorso. È lì che fa la differenza, no? La provenienza e la certezza della data. Ecco, vale per me, vale 50 euro. Quello che mi aspettavo più o meno, come idea. Beh, bene, finita così. Beh, un valore o non valore, però insomma è un oggetto che fa parlare. Sì. E quindi cerchiamo di far parlare anche i mercanti, sicuramente. Sì, sì, mi piace. Va bene, sono curioso. Ci vediamo dopo. Okay. Allora, mercanti. Grazie. Grazie. Dopo bene. Ciao. Ciao. Certo che è sorpresa. La miniera c'è sorpresa, scopri qualsiasi cosa. Sì, sì, sì. Nella mia carriera non avrei mai pensato di scoprire una cosa del genere, una coteca. Coteca. Sono contento della votazione di Alessandro Rosa, e vediamo se anche i mercanti riusciranno a capire cos'è e saranno interessati a questo oggetto particolare. Qua sotto c'è un oggetto che a Cash or Trash ha aperto un mondo tutto nuovo. Almeno io non avevo mai visto una cosa del genere. Ah. Alessandro Rosa sì, ma io no. Quindi mi sono rimasto molto colpito. Beh, sentiamo Stefano che cosa c'ha da dirci. Non tu, il nostro prossimo venditore. Stefano, ti presento i nostri mercanti? Salve Stefano, beh, assomigliate pure a te, quindi alla fine vorrei alzare. Ma sono te, la pettinatura. Sì. Purtroppo è quello. No. Da dove vieni, Stefano? Provincia di Bergamo, un paesello, Brignano, Gera d'Adda. Che fai nella vita? Di cosa ti occupi? Allora, 6 mesi l'anno con un hotel per cani, 5 stelle. Per la fine dell'anno il giardiniere, porta con i cani, quando le persone vanno in vacanza ti portano il cane, durante l'estate. Ma c'è anche le stelle? Cioè, ah sì, no, le stelle, comunque normali per ma dai! Cioè, la pensione per cani che tu hai fatto diventare hotel. Sì. Non riesco a immaginare cosa possa avere un hotel 5 stelle per cani, forse la piscina, la discoteca, non lo so. E c'è portato qualcosa che ha a che fare con i cani? No. Allora Stefano, prima stavo dicendo ai nostri mercanti che qua dentro c'è un oggetto che non abbiamo mai visto, a Cash or Trash. Sì, non penso. Vogliamo farglielo vedere? Sì, se lo riconosco? Beh, non so. Chiaro, lo riconosciamo.
forse Giano potrebbe. Sì, per Giano. È un carubo. No. Giano. Del Congo. Giano, prego. È del Congo. Ma che dici che è un carubo? Adesso Giano ha tutte le sue tecniche. Vai. Ora, cannuso, tranquillo. Ah, come no, sì, sì, no, sono abituato, lo vedo sempre cannuso. Anzi, sono molto... questo è la... infatti l'ho annusato anche nella parte più dove non si dovrebbe usare. Questi sono cappucci per gli organi genitali maschili che si usano in Papua Nuova Guinea. Sono zucche queste qui, questa è zucca. È una zucca essiccata che poi in Papua... regia, che devo fare? Questa è... No, è pallico. Esatto, è pallico, quindi si mette, si appoggia... No, magari meno. Meno? Un pochetto di meno. Non sto facendo nulla. Scusate. Prego. Okay, Giano, vai. Ok, perfetto. Viene legato spesso con una cordicella qui alla vita e poi dopo si riappoggia anche al collo, eccetera. Però serve fondamentalmente per evitare le malattie, perché chiaramente avendo questo cappuccio, la parte anteriore dell'organo genitale chiaramente non tocca la terra e non tocca il cuccino. Quindi preserva. Esatto. Preserva. È una cosa, è una mutanda, fondamentalmente, come la nostra. È una mutanda, però... molto interessante, molto carina, io trovo... Ma secondo te è da turista? Sì. Quindi è mai stato usato? No, zero. No. È un oggetto che comunque, come tanti oggetti, fa parlare, fa chiacchierare, viene voglia comunque di toccarlo, di capirlo, è curioso. Quando vedo qualcosa che si avvicina a un popolo che ha portato avanti delle tradizioni, mi commuovo perché dico, questa roba sparirà, sta nei musei, poco, più nelle case private, nelle collezioni, ed è triste, profondamente triste. Ho profondamente rispetto di quello che dici, però è un po' come se ci avesse portato uno spadino di Toledo. Sì, capisci? In questo caso sì. È un oggetto semplice, comune, anche turistico se vogliamo, però almeno consente di raccontare uno spaccato di società, un mondo di persone diverse. Però basta un solo modo per farsi rapire dalla delicata